Marco Civoli, il mercato delle big ad oggi, a metà agosto, chi è più avanti? Ma direi che è sempre più avanti l'Inter, anche se non tutto fila liscio per la formazione di Inzaghi, perché comunque si trova ad avere, secondo me, in prospettiva un buco importante dietro e nell'attualità e nel presente una voragine davanti, perché Thuram e Lautaro va bene, Taremi che si era inserito molto bene, al di là di questo acciacco muscolare, ma poi come fai a difendere un titolo e soprattutto a puntare ad una Champions o quantomeno ad una stagione sempre di grandi balzi e di grandi successi con un attacco diciamo monco? Il tappo Arnautovic esiste, ma è una situazione che l'Inter avrebbe dovuto certamente immaginare. Per il resto è una squadra che ha conservato tutti i migliori. C'è un anno in più, le motivazioni saranno le stesse. Il Milan, come ho detto anche a Calcissimo, ha apparecchiato questa grande tavola. Posate d'argento, piatti, servizio di piatti fantastico, probabilmente dell'ottimo vino in fresco, ma chi partecipa a questa tavolata? Fino adesso certo, due commensali importanti, Morata, fresco, reduce da un europeo bellissimo per la Spagna, magari un po' meno bene per lui, e poi Pavlovic, un difensore molto molto arcigno, è un 195 cm del quale peso si farà poi molto sentire, ma devi completare comunque un puzzle, anche se la squadra secondo me non è male. Ma devi comporre un nuovo centrocampo e soprattutto devi evitare di prendere vagonate di gol come accadeva l'anno scorso. La Juve ha una squadra fra gli esuberi e deve disfarsi, tra virgolette, di questi giocatori che la dirigenza e Thiago Motta hanno praticamente messo ai margini, su tutti Federico Chiesa. Dopodiché la Juve ha comunque problemi importanti perché deve comunque prendere un difensore centrale, deve prendere degli esterni, deve prendere anche un giocatore che non dico che sostituisca Vlahovic in tutto e per tutto, ma se a Vlahovic viene in effetti raffreddore, oggi come oggi, chi gioca là davanti nella Juventus? Quindi Inter, nonostante tutto, davanti a tutti, il Milan un pochettino meglio rispetto a quanto si pensava. E la Juve per me rimane comunque ancora oggi una grande incognita.